Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti, signori. Spero che la nuova modalità in cui vi propongo le partite vi piaccia. Comunque fatemelo sapere sempre nei commenti se andare avanti così o cambiare magari qualche impostazione in questa serie. Prima di partire il video, signori, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di condividere il video con amici e parenti, e vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che lasciate alla serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, trovate i link in descrizione, e in descrizione trovate anche i link sia per abbonarvi che per donare, sia dei canali che sono iscritti, che sono abbonati, che sono dei miei abbonati, e quindi fate un salto anche da loro per vedere i loro contenuti. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Allora, ci sono due giocatori che vogliono parlare. La Lina è contento, ma aveva fatto un'ottima partita l'ultima volta, doppietta personale, grande. E il nostro Mel Gibson è contento anche lui. Gli diciamo che siamo contenti pure lui di lui. E siamo tutti contenti, che cosa carina, signori. Allora, abbiamo l'esordio in coppa. Turno 1 contro il Burton. Era una cosa, signori, che noi ancora non abbiamo controllato. E sono gli obiettivi stagionali. Noi stiamo andando avanti così all'avventura, ma non abbiamo visto minimamente gli obiettivi stagionali. Quindi andiamo a fare appunto questo piccolo aggiornamento. Allora, ottieni 10 vittorie in questa stagione. Ok, termina a metà classifica. Vendi due giocatori e comprane uno importanti per rimpiazzarli. Termina la stagione spendendo tutto il budget. Cosa? Ma che razza di obiettivo è? Vendi due giocatori e comprane uno importante per rimpiazzarli. Termina la stagione spendendo. No, questo non lo faremo mai, signori. Ma che è? Ma devo spendere tutti i soldi. Fai giocare almeno il 50% delle partite della stagione successiva ad almeno un giocatore del vivai acquistato durante la prima stagione. Quindi quest'anno al vivai dobbiamo prendere un giocatore che possiamo mandare in campo il 50% delle prossime partite della prossima stagione. Ottieni 10 vittorie. Ok. Termina la classifica e raggiungi i sedicesimi di finale dell'FA Cup. È questo che non lo faremo mai, signori. Ma dai, devo vendere due giocatori. Io non so neanche. Qualcuno l'abbiamo venduto, ma non so neanche più come siamo combinati. Comunque, partita di coppa contro il Burton. Questa è la Carabao Cup. Riuscissimo a vincerla la Carabao Cup, non sarei tanto scontento. No, facciamo una cosa, signori. Modifichiamo la squadra direttamente qua. Andiamo sulla partita. Andiamo su gestione squadra, così devo sistemare il discorso lì dei titolari. Allora, Stockton Aladino no. Torna Lay Smith e diamo un turno di riposo a Stockton, signori. Giochiamo con Scott, vediamo se riesce a fare qualcosa di interessante. Giochiamo con McGree al posto di O'Sullivan, Wilding e Cannon. Niente, no, niente, niente da fare. Giardino, ci sarebbe Pringles, no, mi tengo Giardino. Gibson lo facciamo giocare, Lavandino, Clark, Vasela se la gioca così vede di crescere. E Clark, Greaves. Giochiamo con loro due. In porta torna Leroy. E va bene, dai, scendiamo in campo così, scendiamo in campo così. Dai, signori, vi lascio, io scendo in campo e vi lascio alla sintesi della partita.
Ok, signori, partita finita. Abbiamo vinto 1-0. Gol di Hugo Scott, il nostro giovane che sta crescendo bene. Sta crescendo bene, dobbiamo farlo continuare a giocare. No, è stata una partita equilibrata comunque, sia come gol che tiri in porta. È stata una partita equilibrata. Va bene così. L'importante era passare il turno, signori. L'importante, la cosa fondamentale era passare il turno. Ora, se non mi sbaglio, noi abbiamo subito un'altra partita molto vicina. E infatti abbiamo la prossima partita di campionato che è contro chi è? Che non so che stemma è quello lì della squadra. Attenzione, offerta per il trasferimento per Pringles. Attenzione, offerta per il trasferimento per Pringles. Signore Pringles è il nostro esterno sinistro di 33 anni. Vale 2,10, ce ne offrono 2,30. Accettiamo, signori, 33 anni, è inutile pensare ancora di andare a prenderci di più. Ora, fermi tutti, perché se noi leviamo lui che è un esterno sinistro, il nostro Pringles, noi abbiamo in primavera, se non ricordo male, dovremmo avere andiamo a vedere subito. Mi ha fatto gli allenamenti. Dovremmo avere comunque in primavera un esterno sinistro di qualità. E infatti abbiamo Kanté. Ci è spuntato subito così di botto. Kanté, signori, che non è per niente niente male. 17 anni, sta per arrivare a 55. Ha un potenziale di 72-92. Perfetto, mi sta bene. Vediamo se riusciamo a vendere Pringles. E vediamo se. Vendiamo Pringles, casomai promuoviamo subito. Come cazzo si chiamava? Mi sono già scordato come si chiamava l'esterno sinistro che dobbiamo portare. No, in questi giorni non ce l'abbiamo fatta a venderlo. Però va bene così. Signori, allora, detto questo, io per questo video mi fermo qui. Per ora stiamo andando un po' in rilento perché comunque c'è anche il mercato e stiamo un attimo sistemando le varie formazioni, la varia formazione per vedere di mettere a posto vari. Chi è il winner? La squadra Inter festeggia la vittoria della Supercoppa Europea. Buon segno, speriamo bene. Stiamo mettendo a punto i vari problemi della squadra e poi dai prossimi video, una volta che finirà agosto, vedremo di fare anche due partite così con le sintesi in un unico video. Detto questo, signori, io vi ringrazio. Grazie per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!